Salve gente, qui è CZ e oggi siamo su Fortnite, non l'avreste mai detto, eh? No, tranquilli, non ho intenzione di portare Fortnite, potete stare tranquilli su questo. Diciamo che tengo questo gioco installato perché... non perché abbia voglia di sprecare memoria, ma perché a volte quando ho bisogno di farmi venire un po' di ansia, come se non ne avessi già abbastanza, e quando non ho niente da fare, mi faccio una partitina così, giusto per vedere che cosa si inventano di tanto in tanto, e per ammirare questi nuovi modi che hanno ogni volta di, come dire, di indurre la gente a spendere soldi per comprare roba inutile. Prima di cominciare, voglio dirvi che a 500 iscritti aggiungerò la facecam in ogni mio video. Gente, nel caso il mio audio non dovesse essere chissà che cosa, sicuramente non è buono come le altre volte, è perché, come ho detto in altri video, il microfono si è rotto e sfortunatamente, non potendone ordinare uno nuovo perché tanto non mi arriverebbe per adesso, è molto probabile che dovrei aspettare l'anno prossimo per averlo. Allora, vediamo di non fare subito la fine dell'ubriacone che non riesce a fare niente senza essere disintegrato al primo colpo. Ecco, mi hanno già fatto secco, perfetto. Un problema che io ho, e quindi qualcuno potrebbe dirmi: ah, ma perché cacchio ti metti a fare lo youtuber? Che io non riesco a parlare mentre gioco, non ci riesco, per me è una cosa impossibile. Parlare mentre gioco per me è una distrazione, specie se è un gioco come Fortnite, dove tu devi passare il tempo a stare attento a quello che succede intorno a te. Fortnite è uno di quei giochi che mette un'ansia spaventosa. Sta succedendo qualcosa di strano. Per quale motivo io non... Ah, ok, niente. Non so se era un bug o qualcosa, però... non avevo niente in mano. Ok, allora. Vediamo un po'. Ho dovuto abbassare le impostazioni grafiche perché stranamente il PC sta diventando una caldaia. Non capisco per quale motivo. Comunque sia, cerchiamo di non fare la stessa fine di prima. Vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare qua. Pare che non ci sia un accidente di niente. Cerchiamo di entrare subito da qualche parte ed evitiamo di farci saltare in aria. Allora, questi mi danno lo scudo, quindi è meglio spaccarli. Ok, adesso le armi ce le ho, ma dubito che con queste vado tanto lontano. Però è meglio rompere sti affari, perché sai come mi danno un pochino di scudo. Speriamo che non arrivi nessuno intanto a riempirmi di pallottole, perché sinceramente ho già abbastanza guai con il microfono, la gente che suona la batteria e non si sa che cos'altro. Non mi capita spesso di rimanere senza munizioni, ma quando mi capita è sempre nel momento peggiore. Ok, c'è qualcuno. C'è più di uno. Cavolo. Cioè, questi sono venuti a combattere proprio qua. Cercherò di aggirarli, ma non per qualcosa, ma... non vorrei che avessero armi migliori delle mie. Vorrei riuscire a mettermi in salvo un attimo, perché non si sa mai. Che poi ultimamente mi sta succedendo una cosa strana, che ogni volta che gioco riesco a potenziarmi, quindi ad acquisire qualche potenziamento, qualche arma particolare, eccetera, il gioco crasha. Ok. Pare che stia andando abbastanza bene, speriamo di riuscire a fare qualcosa. Prendiamoci la mitraglietta di questo tizio, che era senza munizioni, giustamente. Ok. Calma. L'abbiamo sconfitto, ok. Mi sta andando meglio del solito. Non so esattamente che cosa sia sta roba perché non l'ho mai raccolta, però pare che mi stia andando meglio del solito. Ok, adesso è meglio affrettarsi perché non vorrei... Ecco, appunto, si sta restringendo il cerchio della tempesta. Non vorrei che mi cogliesse proprio nel momento peggiore. Salve! Ok, non c'è nessuno, perfetto. Il bello è questo, l'unico modo che io ho per durare in questo gioco, considerando che non sono così bravo, è sperare che non ci sia nessuno.
incontrare meno gente possibile è l'unica possibilità che ho per riuscire a non saltare in aria subito. Allora, se nessuno mi ha visto, forse riesco ad andare da qualche parte. Nel caso mi trovassi proprio in difficoltà, posso sempre piazzare quell'affare che ho raccolto prima, che dovrebbe spararmi lontano. Il problema è che se io schiero il deltaplano poi divento un bersaglio facile, e vorrei evitare questa cosa, perché se c'è qualcuno bravo che riesce a beccarti anche in movimento, a differenza di come io non riesco a fare, e sono cavoli amari, perché ti beccano con una facilità assurda. Non mi è capitato in realtà di fare sta cosa, perché quando l'ho fatto che non c'era nessuno, quindi... Però, a rigor di logica... Ok, vedete? Mi stanno già sparando. Ora devo capire da dove. Ok, perfetto. Ah, cavolo, mi è andata male, però vabbè, c'aveva il fucile epico, mi pare normale. E se avete aperto questo video sperando di trovare proaggini e non si sa che cos'altro, potete anche chiudere, perché non sono un pro, semplicemente, sono uno che gioca per diletto e che in realtà non si diverte nemmeno tanto a farsi venire l'ansia con questa roba, però... Il mio solito problema, la mia solita fortuna, tutte le volte che io decido di andare in un posto c'è sempre un sacco di gente che va esattamente dove vado io, quindi praticamente io mi ritrovo a dover scappare, perché giustamente mica hai la fortuna di trovare gente che non trova immediatamente tutto quello che gli pare, no, vabbè. Trovo sempre gente che fin dall'inizio trova il mondo, 10 miliardi di armi, quindi io arrivo lì mezzo disarmato con delle armi da schifo e mi devo anche affrettare prima che il cerchio si chiuda. Ok, sta laggando e non capisco perché, visto che solitamente non lo fa. Cerchiamo di non farci saltare in aria. Allora, l'agenzia ci sono abbastanza vicino, quindi ci potrei andare. Di sicuro adesso che ci vado c'è già non si sa quanta gente. Qui devono aver fatto secco qualcuno. E questa cosa non mi piace per niente. Però non ci posso fare nulla. Devo andare. Non posso... Che poi il bello è che io non cerco la mischia. Normalmente negli FPS non cerco la mischia. Cioè, soprattutto se sono di questo tipo. Qui c'è già venuta gente. Ed è un problema. Allora... No! Come? Vabbè. Ok. È andata male, va bene, peccato. Se faccio la stessa figura che ho fatto prima, mi sa che non va tanto bene. Qui pare che non ci sia nessuno, allora facciamo una cosa. Io seguo e vado dove volevo andare prima, perché non ho nessuna intenzione di rischiare. Ok, forse non faccio così schifo. Vediamo un po', se utilizzassi un mezzo di trasporto... forse sarebbe troppo vistosa come cosa, però non credo di poter fare diversamente, quindi... Ah no, aspetta, allora qua c'è... Niente, non c'è niente. Ok, allora, vediamo un po' che cosa riesco a fare con questo mezzuccio di trasporto. Mi sono avvantaggiato un po', il problema è che qui sono un facile bersaglio. Andiamo alla grotta, sperando che nessuno mi fucili prima. Ah, travestiti da scagnozzo ombra, interessante. Peccato solo che non mi serve a niente adesso questo travestimento qui. In realtà mi serve allora. Mi serve come? Ok, allora. Ok, allora, credo di aver capito come ci si muove, quindi adesso... Non avevo mai pilotato un elicottero, gente, questa è la prima volta! Infatti ho fatto un po' di cacchiate prima di riuscirci. C'è un tizio che mi ha visto, quindi è meglio poggiarsi qui. A quanto pare già altra gente è venuta qui, interessante. Bene, allora... Vediamo che cosa riesco a fare. Ok.
Mi hanno fatto secco, che bello! E non so neanche in come caspita ci sono riusciti, però va bene, non importa. Va bene, è andata abbastanza bene. Ok gente, allora per questo video è tutto. Oddio, quanto odio Deadpool. E se vi dovesse interessare qualche altro video su questo gioco, spero di no, ma comunque fatemelo sapere. E niente, per questo video è tutto, alla prossima!